Beh, sono contentissimo perché la squadra in questo inizio campionato comunque ha fatto delle ottime partite. Oggi abbiamo aumentato drasticamente la nostra percentuale realizzativa perché comunque alle prime due o tre occasioni siamo riusciti a fare i due gol. È chiaro, quando la passi in vantaggio, soprattutto in doppio vantaggio, è una grossa occasione per poi difendere e cercare di ripartire. Poi la squadra anche nel secondo tempo ha rischiato veramente in un solo episodio verso la fine, poi non ha più rischiato, quindi oggi sono veramente contento. Si aspettava come ha schierato con Ranchiglia una squadra che ha provato delle cose, poi dopo la fatta, visto anche Avevo visto che aveva giocato un 3-4-3 nelle ultime due contro il 4-3-1-2 prima del Savona, poi l'Arezzo, però dal momento che aveva fatto a porte chiuse, cose inusuali, perché poi vivo a Fano, quindi leggo molto spesso, ho pensato, conoscendo anche Giovanni, che molto probabilmente e spesso cambia. Ha provato a venirci a prendere alto e quindi avevo intuito, l'avevamo preparata anche in questo modo, l'avevamo preparata in più soluzioni. La squadra è stata brava, ma a prescindere dal sottoscritto che avevamo preparato in tutti i moduli, la squadra ci ha messo voglia, ci ha messo umiltà, ci ha messo voglia di andare a ottenere quel risultato che ci è sfuggito troppe volte, anche in malo modo, nelle partite precedenti. Quindi oggi sono felice per loro perché hanno fatto tanta fatica, hanno voluto questa vittoria a tutti i costi ed è arrivato. Tanta attenzione, un pizzico di cinismo e se può essere questa l'estrema sintesi del match. Sì, io penso che i due gol nostri siano stati due ottimi gol. Il secondo è stata un'azione meravigliosa, insomma, siamo andati a destra e a sinistra, poi abbiamo fatto un bel cross, Guidone ha anticipato con grande determinazione il suo difensore, ha fatto gol, il gol di Margiotta parla da solo, quindi i due gol sono stati veramente fatti bene, poi di buona fattura. Poi dopo c'è stata compattezza di squadra, voglia di portare a casa il risultato, quindi cosa dire, oggi siamo molto contenti. L'episodio mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto partecipare insieme ai ragazzi per tutti i 90 minuti. C'era un corpo a corpo con Umberto Cazzola, che oltretutto è anche un mio amico, vivendo a Fano insieme, e gli ho visto allargare un attimo il braccio, mi è venuto d'istinto chiamare l'arbitro dicendogli che aveva alzato il gomito. L'arbitro era lì a 2 metri e mi ha mandato via, ma non c'è stata nessuna parola fuori posto, mi ha detto solo che la mia gestualità è stata un po' troppo eccessiva e per questo mi ha mandato fuori. Questo mi dispiace molto perché insomma è la prima volta che mi capita e quindi mi dispiace.